vedere nel video è anche un Reciproco. percorso, è qualcosa che voglio fare da tantissimi anni. Sono quasi 10 anni che seguo questa gara e penso di fare questa traversata. E adesso sono 2 anni che ho deciso di prendere parte a questa gara e mi sto preparando. La preparazione, c'è cioè quella tecnica dell'imbarcazione che stiamo finalizzando adesso. C'è quella fisica e, come hai detto tu, c'è anche quella mentale. Alla fine la preparazione mentale per una sfida come questa è molto importante, perché comunque sì, bisogna remare, si fa fatica, andrò a remare un 14-15 ore al giorno, quindi a livello fisico sarà una cosa molto intensa. Però alla fine l'isolamento e anche comunque il fatto di non riuscire a dormire e tutto il resto. La preparazione fisica e mentale è molto importante, mi sono preparato attraverso lo yoga, la meditazione, comunque ho avuto aiuto da molte persone che mi hanno supportato in questo. Anche da professore, adesso si sta scritto da un professore che ha preparato molti atleti a fare delle missioni qua al limite del possibile, insomma. Se vuoi spiegare. Sì, ho lavorato con un professore dell'Università di Exeter, che si chiama Dr. Andrew Milbrooks. Lui ha aiutato gente che ha fatto delle avventure veramente incredibili e estreme, e ha lavorato anche con atleti veri che sono andati alle Olimpiadi. Quindi per me è stata veramente una fortuna poter lavorare con lui negli ultimi 12 mesi e mi ha aiutato moltissimo.